Cresce l'attesa in casa Giorgio Tesi Group per l'esordio casalingo di domenica prossima contro Sassari, una delle più forti squadre della Serie A. La formazione isolana, che si è già aggiudicata la Supercoppa italiana battendo in finale Milano e che arriverà a Pistoia forte del successo ottenuto nella prima giornata contro la Virtus Bologna. Venerdì pomeriggio sarà impegnata in Russia nella prima partita di Eurolega contro il Novgorod. La lunga trasferta e le partite in serie potrebbero anche creare qualche disagio al banco di Sardegna, anche se il suo tecnico Meo Sacchetti è più preoccupato dell'atteggiamento mentale dei suoi, conoscendo anche il calore del Pala Carrara, che di questioni derivate dalla stanchezza fisica. Sentiamolo al termine della partita con i Felsinei. Un atteggiamento molto molto pericoloso, perché non si può far andare la partita come è andata all'inizio del primo quarto, riprenderla, fare il break, farla riprendere. Non è da atteggiamento di squadra importante, si vede che sotto questo aspetto dobbiamo crescere molto, sotto questo aspetto. E se qualcuno cresce, bene, se no vorrà dire che giocheremo con qualcun altro. Intanto sul fronte biancorosso la squadra di coach Paolo Moretti, galvanizzata dal blitz di Capo d'Orlando, sta limando tutti gli accorgimenti tattici per lunedì. Il match si gioca in posticipo alle 20:30. Il Pala Carrara sarà una bolgia, la curva è il sesto uomo e le tribune piene con la previsione del tutto esaurito. TVL sarà presente con un lungo dopo partita in diretta dalla sala stampa.